Ascolta CRT. Pubblicità. Dal 1972 c'è una cooperativa con una lunga tradizione, custodita e valorizzata per realizzare un prodotto unico per gusto e qualità. Un'eccellenza dell'Irpinia, ma non solo, poiché cerniera di due tradizioni, la Campania e la Puglia, e da entrambe nasce il celebre caciocavallo podolico e quello irpino. La cooperativa agricola Molara punta sulla qualità dei prodotti, presenti nei più importanti ristoranti e gastronomie di qualità. La cooperativa agricola Molara è a Zungoli, alla via Toppo dell'Anno. Per info e contatti chiama il numero 0825 845 281. Visita il sito www.copmolara.it. Presenti anche su Facebook. A Melito Irpino, una realtà consolidata, Matullo Trattoria Pizzeria, cucina casereccia, ingredienti e sapori antichi, pasta rigorosamente fatta a mano, specialità carni locali, antipasti ricchi e curiosi, angolo braceria con ampio caminetto e spazi esterni. Pizzeria con forno a legna, dolci fatti in casa, locale per ricevimenti, possibilità compleanni bimbi con animazione, menù per intolleranze alimentari su richiesta, un indirizzo affidabile e di fiducia, dove varcata la soglia si è accolti da un simpatico staff che vi farà subito respirare un'aria familiare. Tradizione e familiarità sono i punti salienti di questo locale, dove tradizione è sinonimo di antichi piatti tramandati di generazione in generazione. Matullo Trattoria Pizzeria è in via Libertà 12 a Melito Irpino, Avellino. Per info e prenotazioni 0825 472019 oppure 368 607532. Chiusura il martedì. Azienda leader nel settore, Marra Trading SRL, si occupa della costruzione e commercializzazione di nastri trasportatori e impianti industriali completi, sia mobili che fissi, ricambi civili e industriali, vaglia vibranti, cassonetti ecologici, cassoni scarrabili di ogni dimensione e accessori per questi ultimi, produzione e rivestimento di rulli e di idrocicloni di ogni misura, commercializzazione di silos europei per materiali polverosi, effettua giunzione e riparazioni su tappeti in gomma e in PVC, produttore di accessori per bobine paracolpi in gomma per camion, stampaggio lamiere, taglio al plasma e laser, effettua verniciature per grandi aziende. Marra Trading SRL è in via San Pietro, zona industriale Asi, Cervinara, Avellino, telefono 0824 844722, sito web www.marratrading.com. Marra Trading, per costruire solide realtà. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri, creazione grafica e video per le nostre pagine social. Pagina dedicata sul nostro sito web, intervista in studio o direttamente nella tua azienda. Formula personalizzata di 6 mesi e un anno. Allora, blocca adesso e paghi fra 60 giorni. Cosa aspetti? Chiama il numero 339-4560-657 o il 328-8812-506, ma puoi scrivere una mail anche a cosmoradiotaurasi@libero.it. CRT Radio, una vetrina sempre accesa sulla tua attività. CRT, e sei connesso col mondo. Il programma è offerto da DFD Costruzioni SRL di Fabio Barone,
DFD Costruzioni opera da decenni nel settore dell'edilizia sia residenziale che pubblica, specializzata in lavori di costruzione, ristrutturazioni, lavori stradali, impiantistica, sistemazioni esterne e impianti sportivi. Azienda con certificazione di qualità ISO 9001-2008, attestazioni SOA. DFD Costruzioni SRL di Fabio Barone, sede legale Corso Italia 36 83030 Melito Irpino Avellino, mobile 338 95 70 775. CRT Radio è tutta un'altra musica. Sta per cominciare Radio Intergalattica, il tour in orbita di Radio CRT. Si parlerà di cose non troppo serie, ascoltando strabiliante musica spaziale. E allora, amici cosmici, non vi resta che salire a bordo della nostra navicella e sintonizzarvi su Radio CRT per scoprire nuove galassie. Al timone, Arianna e Remo! Okay. Buonasera. Buonasera a tutti, siamo sempre Arianna. E Arianna, siamo sempre Arianna. E Remo. Ok. Certo, ma possiamo essere noi i prossimi Lillo e Greg? Ci manca un po' la simpatia, però. No, siamo simpatici. Siamo simpatici, un pochino sì, possiamo diventare come loro, che sono un'unica persona ormai. Lillo e Greg è il cognome. Greg è il cognome. Siamo ancora qui, Radio Intergalattica, puntata numero 11. Abbiamo oltrepassato il 10, adesso l'obiettivo è il 20. È il 20, sì. Come minimo. Sì, è il 20. La scorsa settimana, per fare un resoconto, come lo facciamo sempre, di cosa abbiamo parlato? Parlato, la ricordo, ma semplicemente per... Vabbè, ti dico prima di cosa abbiamo parlato, di aperitivi, di cocktail. Esatto, l'abbiamo fatto. E perché? Lo ricordo perché ieri sera ho acquistato un grande librone di 300 pagine con tutti i con tutte le ricette per i cocktail. No. Fantastico! Ma è grandissimo, ci sono anche gli abbinamenti per l'aperitivo, quindi tutti gli abbinamenti anche, di cibo. Anche a cibo, fantastico! Allora, prossimamente alla puntata numero 20 faremo un altro aperitivo. Libro alla mano. Esatto, libro alla mano, quindi ricette alla mano, saremo i vostri Benedetta Parodi, non lo so, oppure la prova del cuoco, sai? Qualcosa del genere. Sì, lo faremo, sì. Come noi possiamo essere, capito, i prossimi tipo Cannavacciuolo. Dobbiamo fare, sì, qualche programmi tipo sul real time, queste cose qua. Bellissimo, un po' assurde. Esatto. Tipo Paint Your Life, te lo ricordi? Che era la tizia che faceva bricolage, ma almeno una decina d'anni fa, su real time, recuperando e riciclando materiali. Ah, ok. Questa cosa te la sto citando perché riguarda un pochino un quello pochino di la cui... puntata di oggi. Esatto, di cui andremo a parlare oggi. Se non lo sapete... Oggi, 22 aprile, è la giornata mondiale del pianeta Terra. Che bello. Carino, una cosa carinissima. Il pianeta che ci ospita. Esatto. Che ci dà da mangiare. Soprattutto che ci ospita, sottolineiamo, perché potrebbe cacciarci. Noi ogni tanto la sottovalutiamo, però, cioè, questo pianeta ci ospita... E ci lascia vivere bene. Perché adesso possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma tolti i problemi superficiali che riguardano relativamente un termine di tempo breve... Ci lascia vivere bene. Noi spesso la maltrattiamo e la usiamo per i nostri comodi. Però, e proprio per questo noi oggi siamo sempre abbastanza frizzanti, siamo sempre abbastanza simpatici, leggeri. Sempre simpatici. Ma oggi vogliamo fare un po' di sensibilizzazione e parlare proprio appunto della nostra casa, sempre con degli aneddoti simpatici e divertenti, ma anche dandovi degli utili consigli. Lo conosci il detto, insomma, in dialetto? Quale, dimmi? Quello che... Che si dice sulla terra, ma non sulla terra come pianeta, sulla terra come lavoro. Dicono a terra, ta terra. È la verità, ma si può anche dire relativamente al nostro pianeta, perché se volesse potrebbe atterrarci da... Questo detto gentilmente offerto da Mario, il nostro amichetto. Quindi ciao amichetto. Mario, grazie. Infatti grazie, sei come un vecchio saggio, sei un grazie, guru. Grazie Mario, grazie. E quindi sì, oggi parleremo di pianeta Terra e proprio per questo lanciamo il primo brano, che è un inno all'amore in generale, ma noi lo vogliamo dedicare alla nostra casa. Alla nostra amata Terra. Esatto, ed è Amare della rappresentante di lista. Ogni volta che nella mia vita non pensavo di essere abbastanza, come un vuoto dentro la mia testa, un incendio dentro la mia stanza,
come un sole che non sorgerà dal riflesso dei miei occhi stanchi. Io corro e poi corro e piango e poi piango. Amare senza avere tanto, urlare dopo avere pianto, parlare senza dire niente, come il sole mi consolerà. Amare senza avere tanto, urlare dopo avere pianto, è come l'aria che non fila ogni volta che stai bene. Vorrei essere strada infinita, la paura e la vita. Apro gli occhi e vedo l'universo tra la gente che non crede, che sogna l'era diverso. Amare senza aver tanto, urlare dopo aver pianto, senza dire niente, e come il sole mi consolerà. Amare senza aver tanto, urlare dopo aver pianto, è come l'aria che non finirà ogni volta che stai bene. Su di me. Quanto è bello. Ma io l'adoro, l'adoro, mi mette sempre allegria, buon umore e voglia di amare praticamente chiunque. Sì, ricordiamo ai nostri amici, esatto, dove ci possono salutare, vedere, esatto, scrivere. Ormai questa è una battuta già divisa tra me e te spontaneamente. Sì, già sappiamo, quindi non ci guarderemo neanche, esatto, per capirlo. Vai, vai. Cari amici intergalattici, ci potete ascoltare sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram, su Radio CRT, oppure chiamare al 328-88-12506 per interagire anche tramite messaggi e WhatsApp. Perfetto, abbiamo fatto il nostro dovere. Esatto. E andiamo avanti con, sì, la giornata mondiale della Terra. Per chi non lo sapesse, noi abbiamo preparato proprio a livello quasi scolastico un piccolo paragrafo riassuntivo di cos'è questa giornata, di modo da farvi capire esattamente come si svolge la giornata. Guarda, secondo me però ci sarebbe bene l'atmosfera un po' sempre... Io direi di metterla. Sì, dai. Direi di metterla, è giusto. Ormai la giornata... Sì, ormai è un must, capito? Fa parte del nostro modo di vivere. La... Sì, ma guarda, poi sembra che non diffondiamo abbastanza conoscenza senza questo brano. Sì, capito? Perché questo brano è... rende tutto più di classe. Ci sentiamo tutti in un baleno Pieriangela. Esatto. O Alberti Angela. Tutti Alberti Angela siamo. La Giornata Mondiale della Terra è una manifestazione internazionale per la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta. Conosciuta nel mondo come Earth Day, la Giornata della Terra di aprile è l'evento green che riesce a coinvolgere il maggior numero di persone in tutto il pianeta. Si calcola infatti che ogni anno nel periodo dell'equinozio di primavera si mobilitano circa 1 miliardo di persone per questa giornata. Storia e della gli altri giornata. 6 miliardi la inquinano. Esatto, vabbè. Mentre quel miliardo. Vabbè, tenta poi di non, fare ha neanche, non ha neanche senso far qualcosa solo in questo periodo. Esatto. Queste devono essere giornate che ci ricordano che il nostro che obiettivo la Terra è esiste di... comunque. Esatto. Tutto l'anno. Come la donna. E la pasta è spezzata solo l'8 marzo. Il fatto. Salvaguardate la Terra tutto l'anno. Is the new. Fate gli auguri tutto l'anno. Esatto, esatto. Okay. Amate le donne tutto l'anno della serie. Esatto. L'istituzione di questa giornata mondiale si deve a un certo John McConnell, che sto cercando anche di fare un attimo la... John McConnell. Yeah. Mamma mia. Un attivista, bravo, per la pace, che si era interessato anche all'ecologia. Vedi, queste sono persone che hanno istituito qualcosa e sono i vecchi Greta Thunberg, capito? Esatto, hanno lasciato, sì, il posto a lei. Credeva che... Comunque, scusa se ti interrompo, Greta Thunberg ha appena donato tipo 100.000 euro. Ma come fai ad 11 anni ad avere 100.000 euro da donare? Non lo so, guarda, io se li avessi lo farei, per carità. No, io però... no. Ah no, tu no, giustamente. Giustamente, ma perché cosa... qualcuno finora mi ha donato qualcosa? Perché io li devo donare, scusa? Tu li devi donare per la salvaguardia del tuo pianeta. Cioè questo slancio di altruismo lo devi avere. Ok, ci proviamo. Che poi, se ci pensi, anche un po' egoismo, perché...
salvaguardi anche tuteli la tua salute anche, certo, in un certo senso. Comunque questo certo John Cano credeva che gli esseri umani avessero l'obbligo di occuparsi della terra e quindi di condividere le risorse in maniera equa. Di conseguenza, nell'ottobre del 1969, durante la conferenza dell'UNESCO a San Francisco, McConnell propose una giornata per celebrare la vita e la bellezza della Terra e promuovere la pace. La proposta ottenne un forte sostegno e fu seguita.